Okay, girl. This time the girl didn't come here to play. Slay, slay. Every day I slay. Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. This is Grace on your dash, ovvero Grace nei vostri schermi. A proposito, tramite quale schermo mi state guardando oggi? Cellulare? iPad? TV? Smart TV? PlayStation? Xbox? Let me know in the comment down below. Fatemi sapere nei commenti qui sotto. Oggi, ragazzi, come avete potuto notare dal titolo, faccio un video dove proviamo la nuovissima collezione Holiday di Chiara Ferragni Brand. Disclaimer. Quando si tratta di questi personaggi, molte persone fanno fatica a capire che le osservazioni sono verso il brand e non la persona che rappresenta il brand. Quindi per chi fosse nuovo in questo canale è bene che sappiate questo. AKA if you stress me out, I will block you. Secondo voi riuscirò a creare un makeup look con la nuova collezione di Chiara Ferragni Brand? Se sì, commentate con queste emoji, se no, commentate con quest'altra. Beh, parliamo del fatto che siete ancora qui e non siete iscritti al mio canale. Perché? Che cosa ti ho fatto di male? Iscriviti subito. Eccoci qua, questa qui è la box. Apriamola un po', spero che sia tutto intatto. La collezione comprende una palette, 3 liquid eyeshadow. Poi abbiamo dei rossetti con questo packaging 3D glitter. Qui abbiamo un rosa che non so se io potrò indossare. Look at that. Questo rossetto, ragazzi, è tutto glitteroso. Wow, ok. Un lip kit con una matita e un rossetto. Questi si comprano insieme. Poi 3 lip balm. Questi con il packaging classico. E adesso scopriremo se riusciremo a truccarci. Sono molto preoccupata, non ve lo nascondo, perché questo giro non vedo niente di scuro. Molto bene, iniziamo dalla palette. Prendo questo primer di Fenty Beauty e stendiamo questo primer di Fenty Beauty così e lo sfumiamo. Like we're gonna do this. Così, picchiettiamo, ormai picchiettiamo la nostra frase. Scrivete! Picchiettare. Let's see. Ragazzi, io ho paura questo giro, non ve lo nascondo, che ho i miei dubbi. Allora. Hit on. È un po' esci, raga, questo qua, eh. Poi c'è Make Out, which is a nice color. Però la situazione qui è severa, ragazzi. Cioè, è super severa. E per darvi un'idea della differenza tra pelle scura e pelle chiara. Ok, questo è un dark skin. Scusate, light skin. Questo su pelle chiara. Vedete? Cioè, questo rimane più scuro e questo è chiaro. Guardate invece su pelle scura, questo è letteralmente diventa un grigio, quando in realtà dovrebbe essere un marrone o comunque un taupe. Like, it's grey, but we will make it work. We will try to make it work. Che pennello, io non so che pennello usare adesso, è una situazione grave questa. È una situazione gravissima! Poi abbiamo questo ombretto qua che è su di me super ashy. Su pelle chiara si diventa questo. Guys, honestly, this is the first time I don't know what to do. Non penso che utilizzerò questo colore qua. Andrò ad utilizzare questo, che è l'unico. È l'unico per me che può salvare questa situazione, ok? Ah, ossida, ammazza quanto è scuro questo. Non pensavo fosse così, così. Non ci dispiace. Ok, proviamo a sfumare la situazione. Andiamo magari con questo rosino qua.
Ragazzi, questo è un maramaldo. È un maramaldo, un maramaldese, ragazzi. Questo è un maramaldo di quelli seri. Scusate se sto in silenzio, ma sto cercando di capire cosa fare. This is a challenging palette. Non so neanche perché ho deciso di prendere questo colore e stenderlo così, però penso che sia forse l'unica cosa che io riesca a fare per riuscire ad ottenere un look portabile quantomeno dalla pelle scura, perché percosse, un misto tra perché e because. This is my freaking head. Quando vi dico che non lo faccio apposta a mischiare l'inglese con l'italiano, it's because of that. A proposito, ho caricato un video dove non dico neanche una parola in inglese. Ve lo lascio qua. Non è un brutto colore questo, eh? Devo dire che, tra l'altro, ossidando leggermente dalla giusta profondità. Non so però una persona molto scura se riesce a realizzare una crease, perché ve lo ricordo, io sono molto chiara per essere scura. Io continuo a sfumare qua perché non so cosa usare dopo. Like, I don't know what to use, literally. Ok. So, morta, questo qui è tipo azzurro. Morta, vediamo se pelle chi ha. Sì, azzurro anche di qua. È proprio un azzurro nel pomeriggio, sempre azzurro. È luglio per me. Mi accorgo di non avere più risorse in questa palette. E allora io quasi prendo il treno e vengo da te. Oh Chiara, che me combini, che c***o faccio gusta paletti. Ok, vediamo un po' questo look, come lo devo gestire io adesso questa situazione. Vabbè, allora, proviamo a capire. Magari uso questo. Però su di me è proprio esci, raga. Cioè, proprio diventa... Cioè, non è un rosa. Ah, questo è un bell'oro, invece. I could use this. Perché di usare questo non se ne parla. Questo silver te lo puoi pure tenere. Stai lì, amore mio. Guardami. Qua sopra non ci entrerai mai. Non tornerò mai, perché mai si torna. Ok, facciamo così che... uso questo, però siccome a me questo rosino così non è che me gusta, alla mangusta, lo vado a mischiare tipo così, you know, like it's becoming something wearable for dark skin. Ok, sfumiamo anche qui. Ok, questo potrebbe essere tipo una bozza di look. Usiamo questo, come ti chiami? Ah, 01 si chiama, via. Raga, è blu. È blu. Facciamo così, va? Che mischiamo questi due. Molto meglio, sì. Mi piace di più. Cioè, è più portabile per me questa situazione. E raga, con questa palette qui, una cosa sola si può fare. Cut crease. It's not bad, I have to say it's not bad. It's not looking bad. But at the same time, you know, I wish I could do something different. Qui raga, picchietto, perché secondo me se insisto ancora si spezza tutto qua. Lo sento proprio che... if I don't be careful, this makeup, we can say R.I.P. to the look. There you go. Che parto, ragazzi. Sì, usiamo questo mascara di Morphe. Secondo me un ottimo scovolo.
Però bisogna fare molta attenzione perché è bello corposino. Questo, se volete un effetto pieno, è l'ideale. L'unica cosa è che la texture è bella bagnata, corposa. Se non fate attenzione, rischiate di rovinare il look occhi. Quindi, quando applicate, cioè, non è un mascara on the go. Ecco, per darvi l'idea. Ok, adesso andiamo di nuovo con questo. No, questo pennello non va bene. Cioè, guardate comunque come cambia la stesura di un prodotto semplicemente cambiando il pennello. Questo è uno dei pennelli più validi nella storia della creazione di pennelli. È proprio like, it's the Mata Hellin brush. Poi magari sotto nella descrizione vi lascio anche magari dei dupe se non volete spendere cash per MAC. Esistono pennelli simili, però comunque adesso che c'è il Black Friday, secondo me riuscite a risparmiare qualcosina anche da MAC. Check it out, like just check it out. Blush, visto che siamo tutte rosine oggi, io applico Apricot, che è un blush che io ho scoperto. Guarda quanto è bello! Recentemente è bellissimo. Allora, avete presente il blush, quello di Kylie, per cui tutti andavano letteralmente pazzi, pensavano che era il blush di Dior, quello che usava, poi in realtà si è scoperto che era un fake. Ecco, questo potrebbe andare ad emulare quella storia lì, però on dark skin. Look how good this is! I mean, this is the... Non so perché adesso sono in fissa con i blush rosati. Questa è di Bobbi Brown, si chiama Apricot ed è like, it's a must. If you have dark skin, like this is freaking amazing. Perché poi allora, adesso lo vedete così, poi piano piano si scalda sulla pelle. Look at this, this is so cute. Oh, this is freaking amazing. I mean, this is so good. Yes. Vabbè, togliamoci questo rossetto che non è di Chiara, non so perché l'ho tenuto. Proviamo prima i lip balm. Numero 6. È pigmentation. Allora, molto freddo, eh? Però pensavo fosse tipo ashy. Invece no, si percepisce il rosa. Si vede che probabilmente sulla pelle chiara sarà tipo un mauve, something like that. Questo, raga, ma questo non lo metto neanche, cioè non lo spreco neanche, because I'm not gonna wear this. Quindi, se lo volete voi, mi scrivete qua e ve lo do, perché io e i rossi cremosi, poi anche questo, I don't know, vabbè, let's give it a try. Allora, si percepisce perché c'è. Però è veramente proprio chiaro chiaro. Su pelle chiara è così, quindi si percepisce molto di più. Su pelle scura rende leggermente rosate le labbra. Questo è il numero 4. Nel caso voleste mettere questo e renderlo un pochino più portabile, io vi consiglio di prendere Hover di MAC, fare il contorno delle labbra così e poi you know, it's different. È meglio rispetto a prima. Comunque io non riesco a vedermi così, eh. Io devo mettere ciglia finte, devo salvare questo look, perché così non si può andare da nessuna parte. Yeah. Secondo me anche l'eyeliner ci sta bene qua. Usiamo questo qui di Too Faced, che secondo me è tra i migliori in circolazione. There you go. Cioè, raga, guardate. Cioè, guarda come cambia. Ha allungato l'occhio subito. I mean. Sai cosa faccio adesso? In questo video qua sotto vi metto i migliori eyeliner in circolazione secondo me. Ve li metto qua sotto nel box in descrizione. Guarda che sto. Ma sai che non mi dispiace questo mix?
Questo mix non mi dispiace per niente. Qua, non conoscendo il prodotto, l'ho applicato male. Allora, per non creare questo grumino qua, quello che dovete fare è letteralmente stenderne prima uno e poi aspettare che si assorba, si asciuga, e poi applicate l'altro liquid. Quindi queste si possono mischiare eventualmente. Usiamo adesso i rossetti. Allora, questa matita labbra, ragazzi, cioè, guardate, è troppo chiara per me. Quindi non la metto neanche sulle labbra. Questa, ripeto, se la volete, mi scrivete qua e ve la mando. Vi pagate voi la spedizione e ve la mando. Utilizziamo la matita Kiss Marker 04. Raga, è morbidissima. Raga, si stende che è una meraviglia. I am shook. Questa si può tranquillamente... No, ma guardate, questa si può tranquillamente applicare anche come rossetto. Ma letteralmente, raga, è un rossetto. È bellissima. Ok, mettiamo le ciglia finte. Sulle ciglia inferiori applico il mascara di Rare, perché di questo mi fido ciecamente. Infatti, guardate che bello. Trovate tutti i prodotti nel box in descrizione. Ce n'è un'altra che secondo me... Però... Comunque è super morbida, a tal punto che si rompono. O poi vabbè, dopo la proviamo. Usiamo questo all'interno. Ok. Why are these lipstick? E l'ho messo con la matita scura, No, amo. No. Raga, questo kit è per pelle chiara. Lo vedete, sì. Che nonostante abbia applicato una matita scura. Like this is. Vediamo questo colore. Aspettate, che adesso devo fare la ripresa. Aspettate un attimo. Ok. Allora, super cremoso. Si perde un po' il glitter, come lo vediamo fuori dal packaging, però comunque è un bel rosso festivo. Questo va abbinato ad un look occhi, a mio avviso, un po' più toned down, if you know what I mean. Adesso proviamo quella matita che non mi convinceva. Ah, mazza, lascia un sacco di residui questa, Questo non va bene per limonare. Limonare. Non va bene per limonare. Limonare. Non va bene per limonare. No. Scrivete. Non va bene per limonare. Ok. Altra matita. Questa qui. Kiss Marker 06. No, non è. Questa secondo me su pelle scura è un po' borderline. Cioè, non è male. Però da sola questa la puoi usare. No, raga. Nope. I need the brown lip pencil. Ok, questa qui è di MUA Academy Makeup Obsession. Vi insegno delle cosucce valide on dark skin. Raga, guardate come una matita può salvare il look. È allucinante. E tutti questi trucchetti qui, io penso, adesso mi intitolerò The Queen of Beauty Problem Solver. Because I am, bitch. You cannot say that I'm not. I mean, look at that. Considerazioni personali su questa collezione. Allora, è una collezione, secondo me, pensata per pelle chiara. Probabilmente questa è l'unica matita che ogni fototipo scuro può mettere ed è Kiss Marker 04, ok? Poi, questo è un ottimo colore, non l'abbiamo provato perché sennò faccio sempre look caldi, lo sapete che io adoro i look caldi, però non volevo giocare safe because I wanted to challenge myself. Questo è un ottimo prodotto. Questi due... Dove stai? Dove te ne sei andato? Questi due non sono male, però a mio avviso vanno stesi su una base scura per avere
un bel risultato. Quello che vi voglio dire è: non potete utilizzare un ombretto uguale al vostro colore di pelle e poi applicare sopra questo, perché non viene fuori niente su pelle scura. It's light up to light. Le matite labbra penso che siano le cose migliori in assoluto. E c'è un lip balm che mi piace in particolar modo, che è 06, raga. Questo è davvero bello su pelle scura. Ringrazio ovviamente Chiara Ferragni Brand per avermi inviato il pacco. Sapete che io cerco sempre di fare delle critiche costruttive in maniera educata. Però sì, forse questa è la prima collezione che credo non sia proprio adatta ai fototipi molto molto scuri. Io mi salvo, diciamo così, che medium dark skin can use this, quote unquote, se attinge a qualcos'altro. Io per esempio ho usato anche l'eyeliner per rendere il look un pochino più liftato, adesso mi sono avvalsa della matita marrone per avere un look, you know, more suitable for dark skin. Si può, è una collezione che potete far funzionare, però ecco, io non la regalerei a una persona deep dark, perché it's frustrating to use something that is not for your skin tone, you know what I mean? È chiaro che essendo una collezione di Chiara Ferragni Brand, per chi è appassionato, like, I mean, amazing, but at the same time io penso che ci siano altri prodotti di Chiara Ferragni Brand che sono più adatti for dark skin. Per me la palette più inclusiva per ora rimane la primissima, che è quella più grande, perché ha dei colori molto scuri che si adattano molto bene agli incarnati scuri. Poi l'avete notato all'inizio, ho avuto un po' di difficoltà perché non sapevo proprio cosa usare. Anyways, io penso di essere comunque riuscita a fare un look portabile, e se volete magari vedere altre combinazioni con questa palette, perché è bella challenge, magari potrei usare il silver lo potrei usare e provare un look e vedere che cosa succede. Domanda del giorno: che cosa ne pensate voi di questa collezione? C'è qualche prodotto che vi piace in particolar modo? Like, let me know what you think about it. Se siete arrivati a guardare il video fino a qui, scrivete hashtag mamma mia Dori because bubukini it was a struggle, it was, you cannot say it was not. Il saluto di oggi va a Silvietta Desp. Ciao Silvia, ti mando un bacio enorme, grazie mille per far parte della community Instagram, e se anche tu vuoi essere salutato nel mio prossimo video, l'unica cosa che devi fare è seguirmi sulla pagina Instagram, attivare tutte le notifiche e commentate su questo post: ho visto l'ultimo video. Facciamo una cosa, magari possiamo parlare su Instagram nelle stories di questa collezione, se vi piace, non vi piace, let me know, let's have a conversation about this. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video, è il momento giusto per iscriversi, l'iscrizione è gratuita, e ovviamente se il video vi è piaciuto mettete un like, così la piattaforma inizia ad apprezzarmi e a spingermi un pochino di più sulla piattaforma YouTube. Noi ragazzi ci vediamo domani con un nuovo video sul canale. Yes, vi mando un bacio, ciao!